Posso? Ciao Francesco, benvenuto ad Avellino. Ovviamente la prima domanda non può non essere quali sono le tue sensazioni rispetto alla piazza, rispetto a questi primi 10 giorni di ritiro, rispetto al gruppo, rispetto al mister, insomma, un po' a 360 gradi. Grazie. E innanzitutto grazie per il benvenuto. Poi le posizioni, la cosa è molto positiva perché abbiamo iniziato da 10 giorni a faticare in maniera seria con un gruppo subito affiatato e la piazza si commenta da sola, nel senso che è una piazza bellissima, è una società gloriosa con una tifoseria ancora più gloriosa e sono contentissimo di farne parte. Mister. Il mister non lo scopro io, il mister è una garanzia soprattutto per questa categoria. In questi primi giorni già ci sta dando un impatto notevole su quello che vuole e bisogna continuare a lavorare perché siamo un gruppo nuovo. Vado io? No, sembra che passiamo. Allora, volevo chiederti, Titti Festa, Sport Channel del mattino, volevo chiederti un po' le impressioni da calciatore, come state vivendo questo momento del Covid, perché naturalmente è una rivoluzione al negativo che interessa tutti, però mi chiedo sempre, nella testa di un calciatore che scatta di fronte ad uno stadio vuoto, qualcuno ha detto, Roberto Mancini, l'allenatore nazionale, ha detto questo non è calcio, però dobbiamo abituarci. Come si fa? Si rimescolano nella testa le motivazioni, la grinta, perché poi ci sono calciatori che durante una partita hanno bisogno, no, degli stimoli del pubblico e chi invece gioca meglio senza. Le tue sensazioni e come ti prepari a vivere quest'anno? Insomma, Avellino è tifoseria, è calore, è passione, tutto questo naturalmente almeno all'inizio non ci sarà. Ma è difficile in questo momento, nel senso che devi trovare le motivazioni in te stesso. Sai che sei un professionista e quindi devi concentrarti per cercare di fare al meglio. Sicuramente i nostri tifosi devono e saranno il dodicesimo uomo in campo, perché poi ci saranno dei momenti della partita che sono proprio i tifosi a trascinarci. Speriamo che il prima possibile soprattutto si sblocchi un po' la situazione, che i nostri tifosi possano venire al campo, perché so che abbiamo una tifoseria calda e molto affiatata e quindi ci potranno dare una grossissima mano soprattutto nell'arco della partita. In attesa che arriveranno, quindi bisogna trovare dentro di sé le Bisogna motivazioni. facciamo parte di una società gloriosa e storica. E quindi di conseguenza bisogna avere il senso di appartenenza a questa situazione e quindi dobbiamo essere molto concentrati, sappiamo la maglia che indossiamo e bisogna dare il 100%. Ciao Francesco, benvenuto, Pellegrino Marciano di Prima TV. Allora, Avellino ha avuto un'ottima generazione di portieri, cominciando da Stefano Tacconi, poi insomma portieri che hanno giocato in Serie A, hanno fatto un'ottima carriera. Ti chiedo se sei pronto per questa avventura e se ci vuoi raccontare un po' qualche dettaglio della trattativa, insomma quando ti hanno chiamato, l'incontro col presidente. Ma so della tradizione dei portieri ad Avellino, perché da Avellino sono passati portieri importanti che poi hanno fatto una carriera importante. E quando c'è stata questa opportunità non ci ho pensato due volte. Ho accettato subito con grandissimo entusiasmo di venire qua, anche perché l'Avellino l'affrontai in una finale playoff nel lontano 2010 e quindi già avevo assaporato che cos'era vivere la piazza di Avellino. E credo che per un calciatore è una tappa importante questa qua. Io dopo una lunga carriera e gavetta mi sento pronto di far parte di questo progetto, di questa squadra qua e cercherò di dare il meglio di me stesso per fare bene. Il presidente mi ha fatto subito un'ottimissima impressione, infatti non ho dubitato nell'accettare perché qui c'è un progetto serio e molto ambizioso. Buongiorno Massimo Iepparillo, Avvilive.
ha già parlato della sua esperienza legata al 2010 con la vittoria con il Vigor Lamezia contro l'Avellino. Da allora ne è passata di acqua sotto i punti per l'Avellino, ma anche per lei, soprattutto sotto il profilo professionale, cosa può dare Avellino a Francesco Forte? Seconda domanda, l'Avellino è ancora un cantiere aperto, sta di fatto che forse soltanto il reparto arretrato è quasi al completo. Se ci può dare anche una fisionomia, un giudizio su quello che è il reparto arretrato, che giustamente è stato definito da Braglia e da Di Summa un reparto con giocatori strutturati fisicamente in un certo modo. Come avevo detto prima, per un calciatore credo che Avellino è una tappa fondamentale da fare nella propria carriera. Ripeto, faccio parte e facciamo parte di una società gloriosa e storica, e quindi credo che sia il sogno di tutti quanti fare parte di queste società gloriose e storiche italiane. Ne sono molto contento, ripeto, ho avuto un grande impatto sia con l'allenatore che con i compagni. Sicuramente ancora non siamo un gruppo completo, come ha ribadito pure la società, ci manca ancora qualcosa. La società sta lavorando bene anche sotto questo punto di vista, però noi che siamo qua adesso in questo momento bisogna concentrarci e lavorare al meglio per vedere anche le cose che vuole l'allenatore. E quindi su questo punto di vista siamo molto contenti, perché questi primi 10 giorni, anche se siamo un gruppo nuovo, stiamo lavorando molto bene. E come ho detto prima, la società sa dove deve intervenire, mancano ancora tanti giocatori e vedremo cosa succede da qui in avanti. Il reparto arretrato, ci sono giocatori di livello, perché è arrivato Miceli, c'è Rocchi, è arrivato Ciancio, c'è Parisi che è un giovane importantissimo sia per l'Avellino che per tutto quanto il resto, quindi diciamo che lavorare già su una base di difesa è già importante per il portiere, perché già comincia a conoscere i tuoi compagni di reparto, diciamo. Stiamo lavorando al meglio, bisogna continuare così e vediamo che cosa succede. Grazie. Ciao Francesco, Marco Festa, 696 TV 8 Channel, 8pagine.it. In redazione ricordavamo la tua prima volta al Partenio Lombardi, stagione 2009-2010, non eri ancora diciottenne e allora ci svelasti un segreto, ovvero il tuo desiderio un giorno di vestire la maglia dell'Avellino. Ripensando a quel giorno, al Partenio Lombardi, oltre poi alla sfida in finale playoff con quell'Avellino, come ti senti adesso? Ma, sicuramente mi sento un giocatore cresciuto, perché allora avevo appena fatto 18 anni, quindi ancora non avevo fatto abbastanza gavetta per essere all'altezza di giocare ad Avellino. Adesso sono 10 anni che faccio il professionismo, ho giocato in varie squadre con giocatori importanti, bene o male gli obiettivi prefissati all'inizio li abbiamo sempre ottenuti, e quindi ripeto, appena c'è stata l'opportunità di venire ad Avellino non ho dubitato un momento, perché come ho già detto prima, Avellino è una tappa fondamentale per un giocatore. Tutti credo che vorrebbero far parte di una società così gloriosa e storica del calcio italiano. Quindi ne sono contentissimo, sono motivatissimo per far bene. La società è molto ambiziosa e sono felicissimo di farne parte. Volendo ti strappare un sorriso, allora i capelli erano diversi, più lunghi, la determinazione la stessa. Sì, è vero, ho cambiato look, ma ho messo esperienza nel mio bagaglio personale in questi anni, però la determinazione è sempre la stessa. Complimenti per quello che hai detto. Se hai un portiere di riferimento, e poi se le cose che hai detto sull'Avellino, sul senso di appartenenza, sono dettate dal fatto che insomma conosci la storia dell'Avellino, c'è qualcuno che ti ha in qualche modo indicato la strada? Allora, io mi ispiro, sono cresciuto con l'idolo di Toldo, essendo tifosissimo dell'Inter. Ancora a casa mia ho il poster attaccato,
e quindi sono cresciuto con il mito di Toldo. Nell'era attuale mi piacciono un po' di portieri tipo Handanovic dell'Inter, mi piace tantissimo anche Neuer, e sono portieri a cui vado a cercare di strappare un po' di allenamenti e di consigli, diciamo. E poi il senso di appartenenza è perché lo percepisco anche dai tifosi. Si sente il senso di appartenenza a questa squadra perché la gente qua vive di calcio, vive per l'Avellino. So che la domenica molte persone vengono allo stadio per seguire l'Avellino. E quando ho avuto la chiamata dell'Avellino ho cercato di chiedere informazioni, dato che l'ho incontrata solamente una volta, poi ho fatto altri gironi e non ho seguito più la situazione Avellino. E appena gli ho detto che c'era la possibilità, loro mi hanno detto vai subito, perché se ti vogliono è perché vogliono fare le cose fatte bene, e che Avellino è una piazza che non si può rifiutare. È vero, non ho detto Buffon, ma non perché Buffon è un giocatore che non si discute, però se devo scegliere, è una mia considerazione personale, mi piacciono più altri profili. Posso allora un attimo? Ascolta Francesco, prima parlavamo di mercato, parlavamo di cantiere ancora aperto. L'Avellino è anche alla ricerca di un altro portiere. Ora, il portiere ha un ruolo un po' particolare, dove la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori ritengono che deve esserci la titolarità, quindi la responsabilità sulle spalle di uno dei due portieri, e l'altro deve sapere di giocare un certo ruolo. Tu ti aspetti che l'Avellino faccia una scelta del genere? Cioè, per capirci, ti aspetti che tu sei il titolare e arrivi una virgoletta riserva, oppure te la vai a giocare, insomma, se dovesse arrivare un altro top? Ma guarda, io non mi sono mai sentito titolare, nel senso che la titolarità me la sono sempre guadagnata durante la settimana. Finora ho sempre giocato 30 partite all'anno dove sono stato, quindi il mio impegno settimanale è quello di dare il massimo e di allenarmi per giocare. Poi è normale che se arriva un altro portiere di livello, ben venga, perché poi l'importante è che ci sia la sana e completa competizione, la sana e completa competizione. Poi deciderà il mister chi fare giocare, però ripeto, dal canto mio mi allenerò sempre al 100% come ho sempre fatto, e poi deciderà il mister cosa vuole fare. Grazie mille. Allora, benvenuto ad Avellino, sei giovane anche se hai già una discreta esperienza, che cosa ti aspetti da questa nuova avventura, prime impressioni anche del lavoro, e svelaci insomma qualche curiosità su Braglia, perché noi lo vediamo che insomma è un sergente di ferro, immaginiamo che voglia tanto dai giocatori ma restituisca anche tanto in termini di insegnamenti. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per il benvenuto, e niente, sono contento di essere qui in una piazza importante del calcio italiano, e niente, per quanto riguarda il mister, è una persona che non ha bisogno di presentazioni, perché è un allenatore vincente che ci sta trasmettendo a noi giocatori e a tutti il voler vincere, voler far bene e l'avere fame per ottenere grandi risultati. È una persona esigente, come è giusto che sia, e noi ci stiamo impegnando e stiamo lavorando duramente per ripagare quello che lui ci chiede, per rispondere a quello che sono le sue richieste, diciamo. Ciao Gabriele, buongiorno, benvenuto anche a te. La stessa domanda fatta a Francesco. Grazie. Forte, ti chiedo un po' se puoi raccontarci un po' la telefonata che ti è arrivata per venire ad Avellino, e poi ti chiedo per le tue caratteristiche, ovviamente mister Baia al momento sta lavorando sulla difesa 3, però dove ti trovi meglio a giocare, difesa 3, difesa 4? Abbiamo visto che il mister ti sta provando sul centro-sinistra, diciamo, è quella la tua collocazione secondo il tuo punto di vista? Allora, la trattativa è nata che ero in vacanza, mi ha chiamato il mio procuratore dicendomi che doveva incontrarsi con il direttore
per parlare, non mi ha detto la squadra di determinate cose, ma ha fatto intendere che era l'Avellino perché mi ha detto hanno preso un allenatore vincente e ti conosce il direttore, c'è la possibilità, cosa ne pensi? E quando mi ha detto di Avellino gli ho detto Pietro vai, cioè non ho esitato due volte e gli ho detto vai e vediamo che succede. E per quanto riguarda la mia posizione, ho giocato a 3, a 4, ho fatto tutti e tre i ruoli della difesa a 3, mi ha dato in tutte e tre le posizioni, a sinistra, a destra, in mezzo, non ho problemi. Infatti anche col mister mi ha chiesto dove avessi giocato in passato, gli ho detto guardi mister, ho giocato a destra, a sinistra, in mezzo, quindi a disposizione. Ciao Gabriele, volevo chiederti, Brai ha detto le squadre si costruiscono partendo dalle fondamenta, da dietro, e davvero per quanto riguarda i tuoi compagni di squadra è la sensazione che sia nato e stia nascendo un reparto ben assortito. La Ezza, Miceli, l'esperienza non manca, anche per te l'opportunità di maturare insieme a questi compagni. Assolutamente, le basi per progetti importanti, per squadre forti si costruiscono dal basso, ha detto una cosa giusta, condivido. E stanno arrivando pian piano giocatori importanti, lo stesso Giuliano, lo stesso Mirko, è un giocatore comunque che si è affermato in maniera esponenziale in questa categoria e bisogna solo che lavorare, imparare, mettersi a disposizione per dare un grande contributo. E per quanto riguarda invece l'altra esperienza campana, con la Cavese cosa ti ha lasciato in eredità? Tornerai da avversario a sfidare la Cavese al Simonetta Lamberti? Mi ha lasciato la voglia di ottenere risultati, la voglia di migliorarsi e di non darsi mai per vinti, la verità è quella. E torneremo da avversari, sarà un piacere e sarò contento di affrontarla con la maglia dell'Avellino. Ciao, benvenuto anche da parte mia di Nuovo Canello Radio Punto Nuovo. Volevo chiederti, non so se state parlando tra di voi di quella che sarà la prossima stagione, perché anche se insomma notizia di poco fa che slitta la compilazione dei calendari perché c'è la questione del Bitonto e quel pasticcio del calcio scommesse, però sappiamo che sarà un girone molto molto difficile con squadre molto importanti, ne parlate tra di voi, che idee vi siete fatte, se vi stimola questa cosa di giocare contro Bari, Palermo eccetera, oppure vi incute un po' di timore? Beh, ma noi speriamo assolutamente che questa pandemia arrivi a un punto di fine, perché per noi giocatori è stimolante affrontare piazze blasonate come lo stesso Avellino, Bari, Palermo, Catanzaro, Catania, e penso che per quanto riguarda il momento dobbiamo solo allenarci e sperare che tutto si risolva nel breve tempo possibile, anche perché per un giocatore giocare in stadi con il pubblico è molto più stimolante. Massimo Iepparillo, Avvilive, quanto le ha fatto piacere aver letto le dichiarazioni del direttore sportivo di Somma che presentando il suo acquisto ha detto di Rocchi mi sono piaciute in particolare due situazioni, la posizione in campo e anche la sua capacità di uscire palla al piede. Seconda domanda, come mai dopo 17 partite da titolare con la Cavese poi nelle ultime partite Rocchi non è stato più convocato? Allora, per quanto riguarda le parole del direttore mi riempiono di orgoglio perché è stato un giocatore importante, soprattutto è stato difensore centrale, se le dice lui penso che mi possa dare una grossa mano per la mia crescita in una piazza importante, gloriosa, quale Avellino, è un difensore che ha fatto la Serie A e quindi io posso solo che trarre cose, insegnamenti positivi. E per quanto riguarda l'esperienza di Cava, ho avuto un problema fisico dopo la ripresa, un sovraccarico alla schiena e sono salito a curarmi pensando di poter scendere nel più breve tempo possibile e poi è scoppiata la pandemia e è finito tutto. Grazie. Gabriele, lo abbiamo chiesto anche a Forte, quindi il calciatore a cui ti ispiri, così sveliamo anche qualche retroscena curioso, qualche aneddoto simpatico. Secondo me mi ispiro, cioè mi è sempre piaciuto come modo di giocare, come modo di stare in campo, attenzione, Andrea Barzagli, un grande giocatore secondo me che è sempre stato magari all'ombra di altri grandi difensori. E per quanto riguarda il calcio di oggi mi piace molto Skriniar dell'Inter e De Vrij come difensori, perché secondo me hanno tutto per essere al top dei livelli.
giorni di ritiro, se c'è qualcosina che puoi raccontare simpatica, qualche calciatore che è più giocherellone, le solite cose diciamo dei primi giorni di ritiro. Ma sta lavorando talmente tanto che arriviamo a sera che siamo belli, belli cotti, però si sta creando un gruppo importante, come ho ribadito prima il mister predilige tanta intensità, tanta si scherza anche nei momenti un po' più tranquilli, come giusto che sia, però ci sono tutti bravi ragazzi che hanno voglia di fare bene, di crescere, quindi può solo che andare a migliorare. Gabriele, facciamo riferimento alla Cavese, sei squadre campane, ma anche un girone che, almeno stando ai nomi che leggiamo, Bari, Palermo, per citarne alcune, si prospetta molto molto livellato verso l'alto. Cosa ti aspetti? Mi aspetto che ogni domenica bisogna mentalizzarsi per affrontare delle battaglie. Noi sappiamo ciò che valiamo, sappiamo che abbiamo un allenatore che ha vinto tanto, che ci può trasmettere la mentalità vincente. Siamo un gruppo nuovo, dovremo lavorare tanto per comunque trovare i meccanismi giusti. Arriveranno altri giocatori importanti per darci una mano e noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a concentrarci su quello che sono le nostre qualità. Poi una volta che ci mettiamo la concentrazione, la voglia di fare bene e la cattiveria, penso che non ci siano problemi. Grazie. A voi. Grazie a tutti. Oggi pomeriggio come sempre, quindi 17:30. Per quanto riguarda stamattina loro hanno fatto molto.